Buonasera, buonasera e bentornati al TG2000. Buonasera a tutti voi. E subito in primo piano l'incontro di Papa Francesco con il mondo della scuola. Oltre 300.000 in Piazza San Pietro tra studenti, docenti, insegnanti e genitori. Testimonianze, musica ed artisti sul palco. Una grande festa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana per tutte le scuole del paese. E poi l'abbraccio con Papa Francesco, che ha confidato i motivi per cui ama la scuola. È un luogo di apertura alla realtà, è un luogo di incontro che ci educa al vero, al bello e al bene. E allora, per saperne di più, andiamo proprio in Piazza San Pietro, dove ci aspetta la collega Cristiana Caricato. Buonasera Cristiana! Sì, buonasera. Da pochi minuti ha lasciato il sagrato della Basilica, la lavagna nera che aveva trasformato insieme ad oltre 300.000 tra bambini, giovani, studenti, genitori, insegnanti, Piazza San Pietro in una grandissima aula a cielo aperto per una convocazione fatta dalla Conferenza Episcopale Italiana, una convocazione che aveva proprio a tema la scuola, tutta la scuola italiana senza distinzioni di sigle, chiamata a riflettere all'insegna di un motto, We Care, che è una variazione di una più celebre frase di Don Milani. Ecco, qui in queste ore si è celebrata a Piazza San Pietro una grandissima festa, come avete detto voi, c'era da ascoltare un buon maestro, il buon maestro era Papa Francesco, che si è concesso alla piazza abbondando nei suoi giri tra questa folla di bambini, mamme, papà, nonni che da tutta Italia aveva raggiunto Piazza San Pietro proprio per incontrare lui. Prima uno spettacolo non solo della fede, della scuola, con interventi del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Bagnasco, l'intervento del Ministro dell'Istruzione Italiana e poi le testimonianze, la musica di artisti, cantanti italiani, ma anche le riflessioni tratte appunto dalla grande tradizione di educazione non solo cattolica. Ecco, questo è stato la giornata che ha vissuto la scuola italiana, una giornata importante, ma più di tutto era atteso l'incontro e l'abbraccio con Papa Francesco, erano attese le sue parole, anzi c'è stato anche un pizzico di insofferenza per il prolungarsi di questa attesa. Il Papa naturalmente ha infiammato, se si poteva ancora fare di più, questa piazza che esplodeva della gioia dei bambini, e ha detto: ho sentito cose belle che fanno bene al mio cuore. Nel suo discorso, con tante variazioni abbraccio, ha parlato del suo amore, il suo amore per la scuola, un amore dettato da tre condizioni, soprattutto l'apertura alla realtà, il desiderio di imparare per imparare, poi la scuola come luogo dell'incontro non solo con gli altri ma anche tra le varie istituzioni, tra le varie componenti della società come la famiglia, la società, e poi ancora la scuola amata dal Papa perché educa naturalmente al bene, al buono e al bello, ma soprattutto c'è un motivo particolare per cui il Papa ama la scuola, un motivo personale che lui ha confidato proprio all'inizio del suo discorso a tutta la piazza. Sentiamolo. Ho un'immagine, ho sentito qui che non si cresce da solo, è che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. Io ho l'immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra che mi ha preso a 6 anni al primo livello della scuola. Mai ho potuto dimenticarla. Lei mi ha fatto amare la scuola. E poi io sono andato a trovarla durante tutta la vita, fino al momento che è mancata, a 98 anni. E questa immagine mi fa bene. Amo la scuola perché quella donna mi ha insegnato a amarla.
a scuola, lezione da Papa Francesco, aveva detto qualcuno questa mattina. Ebbene, è proprio quello che è successo, perché il Papa, che abbiamo imparato a conoscere come catechista durante le udienze del mercoledì, si è riprodotto in una delle sue, abituali conversazioni con la piazza. Lo ha fatto proprio da maestro, invitando proprio i bambini, i ragazzi, ma anche i genitori, a ripetere alcune massime, alcuni proverbi anche, che lui giudica importanti non solo per crescere all'interno della scuola, ma per vivere proprio la quotidianità, vivere la propria strada. Allora sentiamo questo inedito dialogo tra il maestro e i suoi allievi. Vi piace questo proverbio africano? Vi piace? Diciamolo insieme. Per educare un figlio ci vuole un villaggio. Insieme. Per educare un figlio ci vuole un villaggio. E pensate a questo, e pensate. È più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Ricordatelo. Questo ci farà bene per la vita. Diciamolo insieme. Sempre è più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Tutti insieme. Sempre è più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Quindi non una festa contro qualcuno, una manifestazione contro qualcuno, ma solo una festa per qualcosa, per la scuola, per non lasciarsi rubare l'amore per la scuola. Questo quello che è accaduto oggi pomeriggio, ma questa mattina il Papa aveva ricevuto tra le sue udienze anche il prefetto della Congregazione per la Causa dei Santi, per approvare il decreto di promulgazione che approva la promulgazione di un decreto che approva alcuni miracoli che sono avvenuti per intercessione di alcuni santi. Tra questi, quello attesissimo, l'approvazione del miracolo che porterà Paolo VI sugli altari. Comunicata anche oggi, la data della prossima beatificazione sarà il 19 ottobre, in coincidenza con la chiusura del Sinodo per la Famiglia. Da Piazza San Pietro è tutto, restituisco la linea. Grazie a Cristiana Caricato. E adesso ci occupiamo di cronaca. In primo piano anche questa sera l'inchiesta sull'Expo di Milano è inquietante, lo scenario aperto dalle indagini. La cupola voleva mettere le mani anche sulla sanità lombarda. Contro la corruzione, commenta il segretario di Stato Vaticano Parolin, mai abbassare la guardia. Allora sentiamo Massimiliano Cocchi. La presunta cupola dell'Expo puntava al bersaglio grosso, voleva mettere le mani sulla sanità, in particolare sui 300 milioni di euro per la costruzione della città della salute di Sesto San Giovanni. Lo dicono le carte sequestrate, i 7 arrestati, tra cui ricordiamo ci sono l'ex esponente democristiano Gian Stefano Frigerio, l'ex funzionario del PDS Primo Greganti e l'ex senatore di Forza Italia Luigi Grillo. Ma il valore complessivo degli appalti, su cui il gruppo aveva messo gli occhi, è di oltre mezzo miliardo. Le tangenti già pagate o promesse per quei lavori, sostiene la procura, montano a circa 1 milione di euro. Sembra Tangentopoli 20 anni dopo. Forse per questo il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, oggi, rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine del suo intervento al Salone del Libro di Torino, ha invitato ad essere sempre vigili. La corruzione fa parte del male che c'è nel mondo, ecco, e quindi proprio perché c'è sempre questo pericolo che risorga, ecco, e ritorna ad imporsi, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi proprio per combatterla. Ad agitare il mondo della politica c'è poi l'inchiesta che ha portato in carcere Claudio Scajola. I pubblici ministeri volevano farlo arrestare anche per favoreggiamento della mafia, ma il giudice per le indagini preliminari ha respinto l'accusa. L'ex ministro dell'interno avrebbe cercato di far trasferire l'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, da Dubai, dove si trova in Libano, dove avrebbe goduto di importanti protezioni. E proprio con il Libano, da oggi, comincia quel percorso che si annuncia lungo, complicato e dall'esito tutt'altro che scontato per l'estradizione di Marcello Dell'Utri, l'ex manager di Publitalia, tra i più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi, condannato ieri definitivamente dalla Cassazione a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.
E proprio in questo solco si inserisce l'allarme del cardinale Angelo Bagnasco, attenti ai poteri occulti. Per il presidente della CEI c'è chi vuole una società debole per far prevalere i propri interessi economici. C'è un decadimento dell'identità culturale nel nostro paese, ha spiegato al Corriere della Sera, per una volontà precisa di azzeramento, di uniformità, di omogeneizzazione. Il risultato è un indebolimento delle persone e della società. E di fronte allo smarrimento e alla debolezza, ha proseguito il cardinal Bagnasco, chi è più forte e ha idee più chiare, a buon gioco. La cronaca adesso ci porta in provincia di Milano, all'orrore in un asilo nido. Bimbi che venivano picchiati, insultati e zittiti con cerotti sulla bocca. Tutto documentato da un video. Arrestata la direttrice per maltrattamenti su 11 piccoli, di età compresa tra 1 e 3 anni. Ci racconta tutto Leonardo Possati. Non sarà facile spiegare a questi bambini che andare a scuola può essere bello. Per loro infatti gli ultimi mesi sono stati davvero terribili, almeno stando a quanto ricostruito dai carabinieri per la tutela della salute di Milano. Queste immagini debitamente criptate e registrate dai militari con telecamere nascoste non lasciano dubbi e mostrano un qualcosa di agghiacciante. Siamo in un asilo dell'Interland milanese, si vede la maestra, l'unica adulta adesso agli arresti domiciliari, che picchia sulle mani un bambino di appena 2 anni. Nel frattempo gli altri piccoli li assistono inermi, ammutoliti e terrorizzati. Poco dopo un altro le si avvicina e lei lo spintona per allontanarlo, lui cade per terra. I militari hanno ricostruito e verificato tutta una serie di illeciti, tra i quali spiccano le violazioni di alcune norme basilari in materia di tutela sui minori. Un esempio, all'ora di pranzo, quando i bambini dovevano mangiare, ognuno di loro veniva imboccato con lo stesso cucchiaio, dallo stesso piatto e bevevano al medesimo bicchiere. I carabinieri sostengono che questo serviva alla maestra, che era anche la direttrice della struttura, per ottimizzare i guadagni. Da parte loro i genitori non hanno mai sospettato nulla. La maestra ogni giorno faceva loro pervenire una piccola relazione nella quale annotava la giornata del figlio, anche se in realtà i bambini venivano messi a letto e fatti dormire per quasi tutto il tempo della loro permanenza all'asilo. E rientriamo a Roma per raccontare di un quartiere che ha detto no alla presenza di slot machine all'interno dei locali pubblici. Cresce il fenomeno del gioco compulsivo, ma aumenta anche il numero di chi si oppone a queste macchinette mangiasoldi. Già sono 120 le associazioni in 50 città italiane. Ci racconta Giuseppe Caporaso. Meglio una sana partita a calcio balilla che le pericolosissime slot machine, vere e proprie macchinette mangiasoldi che spesso devastano la vita di famiglie, giovani e anziani. Ah, il mercato ha una sua scala di valori, cerca di spingere i beni che producono dipendenza, perché la dipendenza vuol dire domanda assicurata, ma il mercato siamo noi, quindi se noi scegliamo col portafoglio, premiamo quelli che sono più socialmente e ambientalmente responsabili, il sistema cambia. A Roma stamane una grande festa nel popolare quartiere Tuscolano per due bar che tra i primi nella capitale hanno aderito all'iniziativa con un deciso no nel loro locale alle slot machine. Ho visto parecchie persone rovinarsi con questi videogiochi, poi ci stanno delle persone che proprio non pensano altro che mettere i soldi dentro queste macchinette con la speranza che vincono qualcosa, poi alla fine non vincono mai. Io sono contraria, non le preleverei proprio tutte dalla circolazione, perché ho detto c'è stato mio fratello in mezzo che si è rovinato per queste cose. Danneggia tantissimo e non ti permette di avere vita sociale, secondo me. La logica della disperazione della crisi poi porta praticamente a giocarsi i soldi per guadagnare, non sapendo che invece così si va solo a perdere, quindi c'è la distruzione di tante famiglie. Una mobilitazione partita dal basso che si sta sviluppando sempre di più dal nord al sud Italia, coinvolgendo i bar ma anche altri esercizi commerciali con la partecipazione propositiva di tutti i cittadini. Prendere il caffè, dove scegliamo di prendere il caffè, lo prendiamo in un bar come questo di Tiziana o quello di Antonello che sta sulla Tuscolana, che hanno detto no a slot e a gratta e vinci. Pertanto noi stiamo qui con loro, è il 52esimo slot mob, questo è un'iniziativa ovviamente nazionale. Vediamo che ci stiamo prendendo gusto, un buon gusto, e speriamo che il gusto ce lo diano anche i baristi. E la pagina degli esteri ci porta adesso in Ucraina, dove purtroppo la tensione non tende a scendere. Sentiamo le ultimissime da Augusto Cantelmi. Nessuno ha mai conosciuto il nome dello studente che fermò nel lontano 89 il carro armato cinese in piazza Tiananmen. Nessuno forse mai conoscerà né il volto né il nome dell'uomo che nella città ucraina di Mariupol blocca il passaggio di un tank governativo.
La storia molto spesso si ripete, a farla sono le persone e soprattutto le immagini. La tragedia ucraina si richiama molto ad altre del passato, con lo stesso carico di odio e violenze, con gli stessi dubbi nel dividere il fronte tra buoni e cattivi. Domani l'Ucraina potrebbe ritrovarsi mutilata di un altro pezzo di territorio. Dopo la Crimea potrebbe essere la volta dell'area orientale del paese. I filorussi domani andranno alle urne per il referendum sulla secessione e sancire con una copertura democratica l'addio all'odiata Kiev. Ma non tutto sembra andare per il verso giusto. Nelle strade di Mariupol, sul mare di Azov, si combatte ancora e si contano le vittime. La comunità internazionale assiste inerme allo svolgersi degli eventi. Il referendum non ha alcun valore, si affrettano a puntualizzare le cancellerie occidentali mentre si minacciano nuove sanzioni contro il Cremlino, ma Putin tira dritto dopo il trionfale ingresso in Crimea per celebrare la giornata della vittoria contro il nazismo. Il nuovo zar sogna forse un altro bagno di folla nell'Ucraina orientale, tornata nel seno della grande madre Russia. E dopo 5 mesi di sanguinosa guerra civile, il Sud Sudan è forse vicino ad una svolta. I due leader delle fazioni in lotta, il presidente Salva Kiir e il suo ex vice Riek Machar, oggi alla guida dei ribelli, hanno sottoscritto un impegno per la cessazione delle ostilità. I due si sono ritrovati faccia a faccia ad Addis Abeba dopo una giornata di negoziati e per la prima volta dall'inizio del conflitto, che da dicembre devasta il giovane Stato indipendente, si sono stretti finalmente la mano. L'accordo, sottoscritto alla presenza anche del premier etiope, sottolinea che un governo di transizione offre le migliori possibilità per il popolo del Sud Sudan in vista di prossime elezioni, la cui data però non è stata ancora specificata. E poi stabilisce l'apertura di corridoi umanitari e la cooperazione con le agenzie dell'ONU per garantire aiuti in tutte le zone del paese. E adesso ci spostiamo in Nigeria. Il mondo si mobilita per la liberazione delle 276 ragazze rapite in una scuola del nord-est del paese. Massimo impegno da parte degli Stati Uniti, una promessa annunciata da Michelle Obama. Sentiamo. Barack farà di tutto per liberarle e riportarle a casa. In loro vediamo le nostre figlie, le loro speranze, i loro sogni e possiamo solo immaginare l'angoscia dei genitori. La First Lady prende il posto del Presidente degli Stati Uniti Obama nel tradizionale discorso settimanale del sabato. È un'occasione speciale, il suo è un appello alla liberazione delle oltre 200 ragazze nigeriane rapite un mese fa dal gruppo terroristico islamico Boko Haram. Ma quella di Michelle non è l'unica testimonianza di solidarietà verso le giovani ragazze rapite, anzi la loro vicenda è diventata un vero evento mediatico internazionale, dai social network agli appelli video alla tradizionale raccolta di firme illustri. Una mobilitazione contro una scandalosa storia, chiosa il presidente della Camera Laura Boldrini, nei confronti di ragazze colpevoli soltanto di voler studiare. In Nigeria intanto continuano le ricerche. Oggi è giunta nel paese africano la task force degli Stati Uniti, che dovrà collaborare con le autorità di Abuja, mentre due divisioni dell'esercito nigeriano si sono mosse per controllare il vasto territorio del nord-est, dove potrebbero essere nascoste le giovani liceali rapite. Ed ora una buona notizia, una storia di solidarietà che arriva da Napoli, dove alcune famiglie hanno scelto di adottarne altre in difficoltà. Il nostro servizio. Aiutare il prossimo non solo a parole, ma con gesti concreti, partendo dall'affetto, sì, accompagnato però dal sostegno economico e morale. E così la mia famiglia diventa la tua e viceversa. Questo è il cuore del progetto Famiglia, una serie di iniziative per aiutare chi è in difficoltà. Un progetto nato ad Angri, nel Salernitano, allargatosi poi a tutta l'Italia, con sedi e presenze anche lontano dall'Europa. E per partire non c'è voluto molto. Tutto nasce infatti dal desiderio di un gruppo di volontari di dare una mano a chi aveva bisogno, in particolare alle famiglie. Mamma e papà hanno aperto le porte della propria casa accogliendo i bisognosi con semplici gesti, ma di esempio per tutti. Accogliere nel pomeriggio un bambino che ha bisogno di essere accompagnato nei compiti, nel dopo scuola, oppure una famiglia che necessita di essere sostenuta perché entrambi lavorano e non c'è chi bada ai propri figli. La fede ha aiutato a coinvolgere un numero inimmaginabile di persone in questo progetto. Si è partiti da piccole offerte,
Poi si è diventati un tutt'uno con gli altri, al punto da annullare qualsiasi differenza economica e sociale. Ora si parla di scambio, non più di dono. Non c'è mai una famiglia che dà all'altra, noi in un legame di reciprocità diamo ma poi riceviamo tantissimo, perché i nostri figli diventano amici di queste famiglie, giocano insieme i bambini ed è bello vedere che per loro diventa la normalità. E domani nella Basilica di San Pietro Papa Francesco benedirà l'ingresso nella Chiesa di 13 nuovi sacerdoti, 11 dei quali ordinati proprio per la sua diocesi, quella di Roma. Abbiamo raccolto le loro voci, le loro emozioni, quelle della Vigilia. In molti casi si tratta di vocazioni adulte. Vito De Torre. Durante gli anni dell'università, ecco così, ero molto preso dallo studio, ero molto appassionato, però mi chiedevo sempre nel fondo del cuore se era veramente quella la mia strada e se il Signore mi chiamava, come dire, come tanti miei compagni, a laurearmi, poi a fare il medico e a formare una famiglia. Ho visto che il Signore un certo tempo della mia vita, un certo momento dove mi stavo laureando, sono ingegnere meccanico e avevo la ragazza, c'era un futuro economico, diciamo, bene. Però c'era qualcosa dentro di me che non saprei spiegarlo adesso. Quando ho cominciato a studiare medicina, chissà, magari avevo una vaga idea, poi soltanto con il tempo si è chiarito fino in fondo di che cosa si trattava, appunto, che ero chiamato sì ad essere medico, ma non soltanto il medico dei corpi, ma anche il medico delle anime. E questo è stato molto bello, è stata una vocazione nella vocazione. Ho risposto al Signore, ho visto che il Signore piano piano ha confermato questa chiamata e sono contento, perché il Signore è chi porta avanti questa chiamata. L'attesa è stata lunga e il desiderio è stato molto profondo, e quindi sono contento che finalmente è giunto il momento. Non è facile per me, no? Che vengo da un paesino del Venezuela, però vedo che il Signore mi sta sostenendo oggi, dandomi la tranquillità e l'allegria, la serenità. Ed era questo il nostro ultimo servizio, ma restate con noi, rimanete con la nostra emittente. Eh sì, perché alle 20.55 speciale TGTG dedicato appunto al mondo della scuola. Ospiti in studio con Donatello Vaccarelli, il segretario generale della CEI, Monsignor Galantino e il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Un appuntamento da non perdere al termine di questa splendida giornata dedicata appunto al mondo dell'istruzione. Buona serata.